universitaria di San Lazzaro, in provincia di Bologna. Spero che non ti disturbiamo. No, affatto. Sto facendo un po' di pulizia tra le piante. È un'occupazione che riposa bene la mente. Si vede che hai conservato una buona dimestichezza con la terra. Beh, sì, sì. In fondo sono rimasto un terrone. Addirittura. Sai che molti meridionali prendono la parola terrone come un'ingiuria? Hanno torto. Hanno torto. Con le parole offensive come terrone non c'è che da appropriarsene e allora le si rende innocue. Nei tuoi libri hai fatto questo con la parola cafone, l'hai capovolta. Sei stato il primo ad introdurre i cafoni nella letteratura in un significato serio. Sì, sì. Dio mio, cafone in senso spregiativo esiste ancora, ma forse soprattutto in città. A guardarti mi tornano a mente le parole di Donna Maria Vincenza al nipote nel tuo romanzo Il seme sotto la neve. Donna Maria Vincenza diceva: «Nelle avversità d'ogni genere che hai dovuto sopportare, tu non hai ceduto perché non sei stato solo a resistere, ma nelle tue ossa han resistito con te i tuoi antenati». Pensa un po', intere generazioni di zappaterra, di vignaiuoli, di aratori, gente sobria, indurita dalle intemperie e dalle fatiche. Deve essere vero, perché anche nei momenti più penosi dell'esistenza, in fondo non mi sono mai sentito del tutto solo, ma per capire forse la formazione di un carattere serve bene di fare una scappata in Abruzzo, al mio paese. Pescina dei Marsi, in provincia dell'Aquila, maggio 1900. In questo arcaico mondo feudale nasce Ignazio Silone, da un piccolo proprietario di terre e da una tessitrice. Il privilegio di poter studiare, rarissimo in quei tempi e in quei luoghi, sembra avviare Silone a una carriera di piccolo intellettuale. Ma il terremoto marsicano del 1913, che semina rovine in quel già misero paesaggio e gli uccide il padre, riduce a zero questa prima ambizione e gli fa incontrare i braccianti, gli umiliati e offesi del suo mondo contadino, per certi versi simili a quello russo o cinese di prima delle rivoluzioni. E Ignazio Silone diventerà un rivoluzionario. Iscritto al Partito Socialista, prima collabora e poi dirige Fogli di lotta proletaria, organizza scioperi e occupazioni di terre, combatte il nascente fascismo agrario, conosce Gramsci, aderisce nel 21 al movimento comunista, infine deve espatriare in Svizzera. La sua vita di esule, che egli ha descritto solo in parte, lo fa prima pericoloso testimone e poi vittima della Quarta Internazionale. A Mosca, Silone è, insieme a Togliatti, rappresentante italiano del Comintern. Se avallasse, come si costrinse a fare Togliatti, le feroci purghe staliniane, Silone potrebbe diventare il leader del Partito Comunista Italiano, mutandone la storia e il destino. Ma Silone si sente un rivoluzionario tradito dalla rivoluzione che uccide i suoi uomini migliori e uno scrittore incaricato dal destino di testimoniare per quella parte del grande proletariato oppresso, i contadini, in mezzo a cui è nato e di cui parla il linguaggio arcaico e cristiano. Fontamara e Pane e Vino, stampati a Zurigo fra il 1933 e il 1937, impongono Silone come il romanziere italiano più vero, più impegnato a far conoscere le reali condizioni di miseria e di resistenza dei piccoli italiani sotto il fascismo. Quando gli alleati sbarcheranno in Sicilia e ad Anzio, i libri di Silone, intanto tradotti in tutte le lingue, hanno loro insegnato a distinguere tra il potere falsario e arrogante e il popolo italiano eroico e pronto a riallacciare il discorso della libertà
tagliato nel 1922. Respinto dai metodi comunisti osservati in Russia, tornato ad essere socialista e più intimamente convertito alla religione semplice della sua infanzia, Silone torna in Italia con la liberazione e ancora una volta il destino gli pone una drastica scelta: letteratura o politica. Il Partito Socialista Democratico, che si prepara a nascere sotto la guida di Giuseppe Saragat, vuole Ignazio Silone come suo leader storico e le democrazie occidentali lo sollecitano vivamente in tal senso. Ma Silone rinuncia ancora una volta, sceglie la letteratura come sua vera missione. Intanto la politica culturale del Partito Comunista Italiano, che non perdona a Silone di avere svelato con 20 anni di anticipo gli orrori e gli errori dello stalinismo, comincia una campagna di diffamazione e di minimizzazione della sua opera di scrittore. L'effetto è che solo da poco Silone è stato riconosciuto dal pubblico italiano per quel grande romanziere e saggista che il mondo già conosceva e stimava fino dagli anni 30. Ignazio Silone è un simbolo di umiltà, di religiosità semplice e onesta, di impegno senza clamori in una Italia irriconoscibile ma non perduta, alla quale avrebbe potuto offrire il dono della sua intelligenza politica se la letteratura non l'avesse per ben due volte richiamato a compiti più sottili, più segreti, più al confine col mistero divino. Gli strani fatti che sto per raccontare si svolsero nell'estate del 1930 a Fontamara. Ho dato questo nome a un antico e oscuro luogo di contadini poveri situato nella Marsica, a settentrione del prosciugato lago del Fucino, nell'interno di una valle a mezza costa tra le colline e la montagna. A chi sale verso Fontamara dal piano del Fucino, il villaggio appare disposto sul fianco della montagna, grigia, brulla e arida come su una gradinata. Dal piano sono ben visibili le porte e le finestre della maggior parte delle case, un centinaio di casucce quasi tutte a un piano, irregolari, informi, annerite dal tempo. Nell'interno, per lo più senza pavimento, con i muri a secco, abitano, dormono, mangiano, talvolta nello stesso vano, gli uomini, le donne, i loro figli, le capre, le galline, i porci, gli asini. Ma Fontamara ha pure aspetti suoi particolari. Allo stesso modo i contadini poveri, gli uomini che fanno fruttificare la terra e soffrono la fame, i fellahin arabi, i colis cinesi, i peones sudamericani, i mujik russi, i cafoni, si somigliano in tutti i paesi del mondo. Sono sulla faccia della terra, si direbbe, nazione a sé, razza a sé, eppure non si sono ancora visti due poveri in tutto identici. A chi guarda Fontamara da lontano, dal feudo del Fucino, l'abitato sembra un gregge di pecore scure e il campanile un pastore. Nel tuo romanzo Una manciata di more, una vecchia donna che non si era mai allontanata dal luogo nativo dice a un uomo che aveva avuto molte peripezie e che almeno moralmente ti somiglia, e appunto diceva queste parole: hai la tristezza di chi partì per andare molto lontano e alla fine del viaggio si ritrova nel luogo di partenza. A scuola non ti avevano insegnato che il mondo è rotondo? Sì, me l'avevano insegnato. Ma chi torna da un lungo viaggio non è più la stessa persona e anche il luogo da cui partì non è più lo stesso. Ho capito. Però io volevo dire un'altra cosa. Ho capito. Vorresti sapere se ora sono deluso. Ebbene, ti assicuro di no, malgrado molti sbagli e sciocchezze che non ho saputo evitare. È difficile però spiegare certe cose a quelli che sono rimasti sempre dove sono nati. Si racconta di un navigatore spagnolo che in alto mare era solito cantare una bellissima canzone. Ai suoi di famiglia che un giorno, a fine tavola, lo pregavano di ripeterla, e gli rispose: è impossibile. Io canto la mia canzone solo a quelli che vengono con me in alto mare. Ma la tua canzone noi la conosciamo, non è quella che tu hai raccontato nei tuoi libri? Voglio rivelarvi un segreto. Essa è tra le righe dei miei libri.